Allora, mo onestamente, più andiamo avanti, più io rimango sempre più basita nei confronti di questa serie. Innanzitutto, buon salve a tutti, 2 centimetri, sono Filo d'Oro, come state? Come va? Tutto a posto? Spero bene, bene. E oggi andiamo a commentare il terzo episodio, non so parlare come al solito nei miei video, senza tagli, senza niente, così dove parlo liberamente, così tanto per discutere. Andiamo a parlare del terzo episodio di Fate, The Wings Saga. Ora ragazzi, il dubbio degli episodi precedenti era se sta serie, era cercare di inquadrare sta serie se fosse più o meno un'americanata. Ma in realtà proprio a tal proposito, alcuni cioè, m'hanno corretto che in realtà non è americana, ma è italo-inglese, perché appunto la produzione è di Genio Straffi che è italiano, è l'autore originale delle Wings. Mentre la produzione è inglese, cioè per dire l'hanno tipo girata in Irlanda, mi sembra, una cosa del genere. E sì, va bene, d'accordo, forse l'American c'entra niente, ma ciò non toglie che de stampo americano, ma proprio de americanata pura, c'è tanto. E il terzo episodio, raga, il terzo episodio. Il terzo episodio è l'episodio della festa. Episodio della festa che c'è sempre. Ste cacchio de feste americane dove puntualmente succede uno da una parte qualche bordello, due dall'altra c'è qualcuno che si mette insieme e tre a un certo punto comunque i protagonisti sono tutti costretti a andarsene nel punto bianco dalla festa lasciando tutti così basiti pure se stavano a pomiciare, se erano appartati, stavano non lo so, a giocare a casa. No, questi a un certo punto no, io devo andarmene e nessuno fa domande. Nessuno fa domande, nessuno si chiede niente, nessuno dice niente, tutto normale, che vedevo di. Vabbè, ma andiamo per gradi. Partiamo dall'inizio. Allora, negli episodi precedenti mi ero lamentata sul fatto che all'interno di questa serie, più andiamo avanti, più mi sembra che stiano riciclando delle cose che, a parte delle scene o delle scelte o dei modi registici, cioè delle scelte registiche che avevamo già visto in altre serie, tipo abbiamo citato Stranger Things, le terrificanti avventure di Sabrina, Orange is New Black, Walking Dead, che altro? Riverdale, che non ho mai visto, ma mi dicono tutti che è uguale, Trono di Spade, cioè, sono tutte cose, ve lo giuro, in 2 episodi ho visto almeno metà delle serie che al momento ho visto, almeno che conosco. Terzo episodio, raga. Non c'entrerà niente con l'America, ma viva l'America! Che vi posso dire? Viva l'America! Allora, l'episodio si introduce con Bloom, che nell'altro episodio, a fine episodio, era andata tipo un catalessi, così, botto e botto senza senso, e ha avuto una visione di quando lei è nata, e di una tizia che le dice: quando sarai pronta, vieni a cercarmi. Va bene. Sta cosa, se non sbaglio, si ricollega un po', e infatti io all'inizio pensavo che fosse così, che sta tizia fosse il surrogato di Daphne, perché all'interno della serie, se vi ricordate, Daphne appariva nei sogni di Bloom però, e infatti sta cosa me la spiegavo, dico, perché Bloom così de punto in bianco così, tipo, se sconnette, va in catalessi, le scende la cataratta e c'ha sta visione, che in realtà pure all'interno della serie non è spiegato come cosa. Cioè, non è che dici, stava usando la magia, quindi stava attingendo in particolar modo al suo potere, quindi ci ha avuto. No, così, stava parlando con Aisha, gli ha fatto, sì, perché insomma è stato di boom, così, tipo quando salta la corrente, così. Se capisci. Vabbè. Sorvolando su questo, Bloom insomma ha questa visione di sta tizia e dice: potrei aver scoperto chi è mia madre. Ma onestamente, tutta sta cosa di Bloom nel terzo episodio soprattutto la trovo eccessivamente carica. Uno dei motivi per cui non mi piace il personaggio. Allora, mi è un pochino risalito rispetto al primo episodio, però non mi piace il personaggio di Bloom. Perché? Allora, raga. Mi ero ripromessa di non fare paragoni con il cartone animato, però porca miseria. Bloom comunque a un certo punto scopre di essere stata adottata e giustamente, ma questo pure prima che di scoprire di essere stata adottata, lei aveva queste visioni su Daphne e voleva cercare di capire chi fosse sta tizia e perché la tormentasse proprio adesso. Dopo che ha scoperto di essere adottata, giustamente voleva scoprire qualcosa in più sul suo passato, ma anche perché a quanto pare era ricollegata a Daphne e quindi voleva cercare di ricollegare le cose, di capirci qualcosa. Qui, visto che
che comunque ci hanno detto che ha sto rapporto così brutto con la madre, che pure là io ho capito che l'avete voluto proprio tingere come le adolescenti medie, cioè le adolescenti delle sitcom medie, quelle che non vanno minimamente d'accordo con i genitori, che i genitori, perché la mettono in punizione, uno dà fuoco a casa, ma quello te lo posso quasi giustificare, guarda, eri arrabbiata, tu non sapevi minimamente dell'esistenza della tua magia, è andato fuori controllo, quindi lo posso, non te dico capi, ma quasi giustificare. Ma, cioè, per 4 volte che litighi con tua madre, che a noi ce l'hanno fatte vedere 2, no, perché il rapporto con mia madre era una cosa terribile, Aisha le dice, com'era il rapporto con i tuoi? No, era Sky, scusate, il rapporto con i tuoi com'è? Voto, silenzio, zitto. Cioè, te punto in bianco, Bloom, ma no, perché non so più chi siano i miei veri genitori. Cioè, ma amore mio, io posso capire la frustrazione che dici, quelli che pensavo fossero i miei genitori a quanto pare non sono i miei genitori, ma proprio da qui a voler rinnegare 16 anni che mo' ho capito che ci avrei litigato, ma che faceva la madre? Gli menava, la chiudeva nel sottoscala, questa che stava aspettando la lettera per Hogwarts, visto che è stato menzionato Harry Potter più di una volta, che stava a fa'? Cioè, non si capisce, pare veramente che Bloom abbia completamente rinnegato 16 anni, che comunque, mo va bene che l'hanno adottata, cioè, nella serie l'avevano adottata, qui a quanto pare l'hanno scambiata, ma non credo che i genitori se ne siano accorti, ma comunque tu stai rinnegando 16 anni di 2 persone che si sono presi cura di te e t'hanno amata incondizionatamente. Cioè, porca miseria, veramente le pizze in faccia. Bloom ha rinnegato le sue origini. Comunque, tutto l'episodio si basa su lei che cerca informazioni riguardante Stalizia. E stranamente la direttrice Faragonda, io mi rifiuto di chiamarla con l'altro nome anche perché non me lo ricordo onestamente, Faragonda ne sa qualcosa. Faragonda è... non, cioè... Faragonda, che all'inizio mi sembrava figo come personaggio, ancora mi sembra figo, cioè nel senso c'è un grande potenziale, un bel caratterone Faragonda. Il problema è che è silente, stupido, cioè nel senso ti dice le mezze frasi, cioè silente mischito a un qualsiasi altro mentore di una qualsiasi altra serie che ti dice le frasi a metà, sempre tutto così enigmatico, tutto molto ci devi arrivare da sola perché è il tuo destino, perché si vede che non era destino che tu facessi sta cosa. Non si capisce, non dice mai le cose, però a sto giro c'è una motivazione. Nella serie è vero, Faragonda diceva le mezze verità a Bloom, ma perché lei aveva paura di farla soffrire, visto tutto quello che era successo a Domino e visto che per tutto quanto, proprio tutto. E poi perché Faragonda in primis, secondo me, doveva ancora fare 2+2. Ma onestamente non mi ricordo proprio tutta la dinamica precisa, però era una cosa del genere, che aveva il sospetto che Bloom fosse, l'ha scoperto solo dopo, e alla fine le ha dato la conferma. Qui invece, che all'inizio pensavo che la volesse proteggere sempre da sta cosa, visto che mo tutti dicono che i bruciati in realtà erano gli abitanti di Domino, mo sembra quasi come ce la vogliono mettere. Poi ripeto, sto all'episodio 3, non ho visto il 4, non ho visto nient'altro, cioè sto commentando episodio per episodio così. Da come ce lo stanno mettendo, sembra quasi che Faragonda era direttamente ricollegata a... cioè a come si chiama? Rosalind, tipo una cosa del genere, alla tizia che ha abbandonato Bloom. E quindi, visto che gira sta voce che in teoria dovrebbero essere gli abitanti di Domino, che lei sia direttamente ricollegata a o alla sparizione di Domino, oppure che comunque è stata Faragonda a imprigionare sta tizia, che in teoria è la madre biologica di Bloom. E allora la domanda è, perché? Cioè nel senso, è Faragonda che ha fatto qualcosa di orribile e voleva nasconderlo? Oppure l'ha nascosta, l'ha imprigionata perché appunto ha fatto la cosa del changeling? Ancora non si capisce, o almeno dall'episodio 3 non si capisce. Fatto sta che Bloom continua a essere una rompiscatole melodrammatica per tutto il tempo. Passiamo a altro personaggio che veramente è da sbattere al muro, in particolar modo all'interno di questo episodio. Stella. No, anzi nemmeno, nel secondo episodio Stella era veramente da sbatti al muro. Stella, più andiamo avanti, più si fa simpatica. Ci hanno dato le motivazioni in questo episodio, ossia ci hanno detto che comunque, visto che lei è l'erede al trono di Solaria, deve mantenere un certo carattere, deve mantenere, che poi era la cosa che dicevo io nell'altro video, deve mantenere un certo aspetto, un certo carattere, un certo aplomb, un certo deve mantenere una determinata figura. Fino a là, ok. E mo è uscito fuori, così, da punto in bianco, che quel famoso incidente che ci stanno menzionando dell'episodio 1 è dovuto a
al fatto che a quanto pare Stella ha cegato la sua compagna di stanza perché a detta sua flirtava troppo con Sky. E allora c'è proprio relazione tossica, ci siamo. Quindi Stella, oltre a essere uscita da, non lo so, Gossip Girl che lavora dal diavolo Veste Prada, oltre a essere così, oltre a essere un'acida rompipalle veramente che ti va di traverso appena apre bocca, passa pure per sociopatica, passa per sociopatica, psicopatica, isterica. E Sky, da bravo ragazzo qual era e da bravo ragazzo quale sembrava all'inizio della serie, non lo so cosa diventa, non lo so, cioè veramente pure lui si immischia in sta specie di relazione tossica che non si capisce perché lui ci sta. Cioè nel senso, lei l'ha detto, lei vuole stare vicino a Sky, vuole avere Sky vicino perché vuole avere la sua ancora, perché Sky è l'unica persona che a quanto pare al cui lei tiene tanto e quindi lui deve essere la sua ancora. Ok, tu Sky, perché continui a starle vicino? Cioè, per pietà, perché le vuoi bene comunque, però allo stesso tempo batti i pezzi a Bloom. Cioè, amore mio, stai con Stella, ma batti i pezzi a Bloom. Non è che passi per psicopatico tu, passi da stronzo tu. E c'hai ragione, perché se vai con Stella e invece fai gli occhi dolci a Bloom, se passi da stronzo ti dico pure c'hai ragione. Cioè, c'hanno ragione gli altri. Parlando dei stronzi invece, Riven. Raga. Allora, come già detto, a parte che Aisha a un certo punto, scusate, apro una parentesi, Aisha a un certo punto non sa più usare la magia, cioè la usa male, pure là non ho capito il perché. Poi di sicuro lo spiegheranno più avanti magari, ma almeno l'episodio 3 svalvola così a caso, cioè da dominatrice dell'acqua fenomenale che era fino a due puntate fa, roba che veramente rompeva gli iceberg con la forza del pensiero, adesso che fa casino per una bolla d'acqua, va bene. Come in tutti i cliché americani, perché riformulo, stasera non sarà americani ma i cliché delle serie americane ci stanno tutte, come in tutti i cliché possibili e immaginabili vanno a sta festa. Riven diventa più stronzo del solito, perché non solo Riven a quanto pare beve, fuma, cioè tutti i vizi ce l'ha lui, sta facendo comunella con Beatrix, ormai abbiamo appurato essere la cattiva della situazione. E mi è venuto un dubbio, che poi vi dirò. Comunque, Beatrix deve cercare il modo di entrare all'interno dell'ufficio di Faragonda. Nella puntata precedente ha utilizzato Riven, che a quanto pare è il ragazzaccio della situazione, e a entrare nell'ufficio, ma ha scoperto che dietro la libreria c'è una porta, che però è protetta da una barriera. E Beatrix, stronza comunque pure lei, però è la cattiva quindi glielo posso perdonare, utilizza il segretario di Faragonda per far scattare la trappola, se non fosse che dopo quella c'è un'altra trappola. E quindi Sapien s'accoccia, almeno per questo episodio, perché tanto sono sicura che nell'episodio 6, che è l'ultimo, finirà con lei che riesce a accedere all'altra porta e scoprirà cose. E aperta parentesi, sempre in questo episodio, a quanto pare scopriamo che Beatrix non è da sola, perché a un certo punto manda un messaggio e dice: ragazze, voi ve la state spassando? E quindi, oh raga, scommetto quello che ve pare, o Beatrix, ripeto, sta facendo le veci di Stormy all'interno di sta serie, quindi o a un certo punto salteranno magari nella prossima stagione, che non so quando, dove, come e se uscirà, o nella prossima stagione, non lo so, usciranno fuori Icy e era Darcy che stava giocando Riven nella serie animata, o a un certo punto nella serie usciranno fuori Icy e Stormy, oppure usciranno fuori proprio le Trix e si scopre, non lo so, che lei è la quarta Trix. Così, tanto ormai abbiamo già sminchiato tutto all'interno di questa serie, quindi, cioè, ormai una quarta Trix nemmeno mi meraviglierebbe più. Vabbè. Torniamo a Riven. In questo episodio, a quanto pare, ti fa vedere che lui ormai c'ha una tresca con Beatrix, perché riformulo, lei in questa serie sta facendo le veci di Darcy, che nella serie animata Darcy aveva tipo pseudo-ipnotizzato Riven e lo utilizzava come infiltrato. Riven, all'interno di sta serie, cioè tipo, si sta portando dal suo lato Dane, che è povero piccolo disgraziato, da un lato quel ragazzo mi fa una pena allucinante, perché è il classico ragazzetto appena entrato nella scuola nuova, che ovviamente cerca di mettersi sotto l'ala del ragazzo più grande e figo di turno, perché giustamente o gli stai sotto l'ala oppure vieni bullizzato da esso, e abbiamo visto che Riven comunque bullizza la gente, non si fa minimamente problemi.
Dane, povero piccolo disgraziato, che a quanto pare ha una cotta, o almeno gli interessa, quell'altra povera disgraziata di Terra. Che Terra, povero amore, cioè Terra è fantastica. Terra è quel personaggio che io ero convinta che avrei odiato perché è la macchietta di Flora, e invece no. Cioè Terra, paradossalmente, visto che è un personaggio a sé, che non c'entra niente con le Wings, è quello che mi sta piacendo di più rispetto alle altre, che sono le macchiette delle Wings originali. Cioè Terra è bellissima. Terra al primo episodio, raga, strozza Rivenna perché l'ha presa in giro. Terra è intelligente, crea gli unguenti, crea il balsamo per immobilizzare e guarire il bruciato, crea quella specie di siero per cercare di guarire quelli infetti dai bruciati. Cioè Terra è una roba. Terra è intelligente, sa combattere, è brava, è un personaggio, è un signor personaggio. Cioè, vedi, poi poi ti rendi conto veramente qual è il problema di sta serie. Il vero problema di sta serie, e lo ripeto perché già l'ho detto, è che ce l'hanno spacciata come la live action delle Wings. Delle Wings, però, non ha un'emerita massa. Ha ripreso i nomi, punto. Tutto il resto se lo sono inventato. Cioè, non è una questione di hanno preso ispirazione da, oppure, vabbè, hanno cambiato qualche cosa perché non ha senso rifare la live action del cartone. No, regà, questa è un'altra cosa. Ma è proprio un'altra cosa completamente, ma non c'entra niente. Ma il problema è un'altra cosa, fatta pure male. Il problema è questo, cioè, vabbè, andiamo per gradi. E a proposito di roba che non c'entra niente con le Wings, scopriamo... E qua proprio, no raga, mi sono incazzata in quel punto, mi sono veramente incazzata. Scopriamo che il nome Wings, prima e unica volta che lo vedremo in tutta la serie probabilmente, è il nome del dormitorio delle ragazze. Cioè le ragazze che stanno tutte dentro una stanza, la loro stanza si chiama Stanza delle Wings. Perché Wings non è il nome che si danno loro cinque perché appunto hanno fatto amicizia e hanno deciso di creare un gruppetto, perché, aperta parentesi, quegli anni, all'inizio del 2000 più o meno, erano gli anni che andava di moda i gruppi di amici per darsi un nome, che si davano un nome, tipo, ve lo ricordate, tipo il Saddle Club, lo Sleepover Club, il Wings Club, non lo so, le Totally Spies, anche se effettivamente non era un loro nome, però nel senso, avete capito? E tu da piccolo ovviamente giocavi che il tuo gruppo di amici vi davate un nome, oppure cioè il vostro gruppetto aveva un nome, il non lo so, il merendine della Ferrero Club, il Winx Club, che ognuno di voi faceva un personaggio, dovevate battervi per quale personaggio, perché generalmente quasi tutti volevano essere Stella. Io volevo essere Bloom, però vabbè, sì, a me Bloom piaceva un sacco quando ero piccola, non lo so perché. E cioè lo so perché mi piaceva, appunto non lo so per quale motivo. E mo no, è il nome del dormitorio. Tant'è che, cioè, se il nome del dormitorio si chiamava, non lo so, Sala delle Battone in tangenziale, questo, sta serie, si chiamava Fate The Sala, cioè The Battone in tangenziale Saga. Perché le formule non è che è un nome che sono dati loro perché sono amiche, no, si stanno sulle palle a vicenda. Cioè, in tutto il gruppo non si sono dette una frase carina, raga, forse si sono dette due frasi carine in tre episodi. Al momento le uniche che effettivamente socializzano quasi costantemente sono Musa e Aisha, che paradossalmente, no, sì, all'interno del cartone erano loro che socializzavano abbastanza. Sì, dai, Aisha ha legato quasi subito con Musa. Però, cioè, sono le uniche due che stanno quasi sempre insieme. In quasi la buona parte delle scene stanno insieme, o almeno uno o due volte in episodio stanno insieme. C'è Terra che zompetta di qua e di là tra i vari personaggi, Bloom che va in giro a fare cose, Stella che si vede due volte, perché le altre 15 sta quasi sempre in compagnia o di Sky o sta in mezzo ai ragazzi, perché lei ovviamente conosce Sky e Riven, e quindi piuttosto che cercare di fare amicizia con quelle con cui condivide la stanza e cercare di essere un minimo cordiale, no, andiamo dall'amico d'infanzia che è la tua ancora e dall'amico stronzo che è lui che rivela la cosa che Stella ha scecato l'altri davanti a quella a cui Sky sta battendo i pezzi. Quindi grande, bellissimo, fantastico, grandioso. Che stavamo dicendo? Ho perso il filo, mannaggia la miseria. Allora, Riven, l'abbiamo detto, è uno stronzo. Stella non si è capito che vuole dalla sua vita. Ah, Musa! Musa a quanto pare mo c'ha sta tresca con il fratello di Terra,
Però ora bisogna vedere, perché o Terra sarà strafelice che una sua amica Musa, che al momento è l'unica caruccetta più o meno, no, Aisha è più caruccetta, però vabbè, si è messa con suo fratello, oppure là sarà un bel problema, perché o Terra sbrocca, il che è molto probabile perché io penso che già sbrocchi nel prossimo episodio. Poi Terra da un lato mi fa un sacco di tenerezza, perché c'ha proprio questa positività nociva. Cioè tipo, sì, è tutto bello, è tutto felice, è tutto tranquillo, quando in realtà dentro di me sto palesemente sanguinando. Che ora che alla fine della puntata, che non lo so onestamente quando può essere intenzionale sta cosa, lì sta storia di Beatrix dove ha fatto vedere Riven e Coso e Dane che dicevano quella cosa di Terra, non lo so quanto è stato intenzionale, cioè nel senso non so quanto Beatrix possa averlo fatto apposta proprio per puntare a Terra, perché mo obiettivamente Terra all'interno di questa storia che c'entra? Cioè Beatrix al momento l'unica che a quanto pare ha un poco puntato è Bloom, ma perché ha capito che Bloom sta indagando sul passato, quindi potrebbe essere l'unica con cui Beatrix potrebbe un pelo tenere d'occhio. Terra non c'entra niente, quindi diciamo che è stata questa storia sbagliata nel momento sbagliato. Però fatto sta che se ora Terra veramente non mena a Dane e Dane non volta le spalle a quello stronzo di Riven, che ripeto, poi Riven non è così, cioè Riven è gradasso, è arrogante, ma non è proprio bullo a sta maniera, è un peccato perché a modo suo pure Riven comunque era un personaggio interessante nella serie. Vabbè, è andata così che vogliamo farci. E cosa che mi è piaciuta è stato un po' l'approfondimento di Sky, perché il suo mentore, visto che sta sul letto di morte, genio, pure Sky, genio. Cioè, allora, andiamo a cercare il bruciato. Amore mio, non l'hanno fermato un esercito, che ne dice, vabbè, 10 persone all'interno di 2 jeep mandate in teoria da Solaria, che in teoria, come ci avete detto, è l'esercito più potente e più agguerrito del mondo magico. Non ci hanno fatta loro. Dove vai tu con la spada e a ragazza tua che, cioè, non sa fare niente, cioè praticamente ancora non sa controllare la magia? Loro vanno, sti due, spavaldi, così, perché noi siamo protagonisti, noi siamo gli eroi, ce la possiamo fare. Vanno in mezzo alla foresta, cioè comunque sti cosi veramente, i bruciati, sta cosa mi ci ha fatto far caso 152G, i bruciati sono i demogorgoni, i bruciati, cioè sta serie è letteralmente Stranger Things, ci sono un sacco di fattori che te si ricollegano a Stranger Things, tra cui l'inizio, ho detto, l'inizio della serie Stranger Things, e sta scena, cioè loro stanno in mezzo alla foresta, sempre quei punti bellissimi strategici dove foresta fitta così non c'è niente, l'ando si mettono loro, stanno in mezzo alla foresta, così, se guardano intorno non c'è niente, oh, dov'è che gli stava bruciato? Qua, gli stava letteralmente qua, regà! Cioè, il bruciato se non strillava, questi non se ne accorgevano e gli stava qua! Gli stava lì da sul collo! Non se ne accorgevano, se ne sono accorti! Bloom lo incendia, è morto o non è morto, è morto o non è morto, arrivano le altre, che comunque è sempre Aisha che l'ha ammazzato, è morto o non è morto, è morto o non è morto, arriva Faragonda che lo ammazza, ok, basta, è morto. Beh, geni, geni, veramente, ma come cavolo è saltato in mente? Ma a sto punto comunque, mannate, c'è Aisha e risolve tutto, lei, che cacchio. E... che altro è successo all'interno di questo episodio? No, questo episodio mi ha provato veramente, perché poi il problema, raga, il problema di sta serie, il vero problema di sta serie, è, a parte che ve l'ho detto, ce l'hanno spacciato come la live action delle Winx, cioè, ma non c'entra niente con le Winx, però vabbè, ve lo giuro, sto cercando di non fare, di fare meno paragoni possibili con il cartone, anche se è impossibile non farle totalmente. Mentalmente mi dico, allora, cerca di analizzare sta cosa come fosse una serie a sé, cioè come se non fosse la live action delle Wings. Da un lato un minimo ci sto riuscendo, però mi sto rendendo conto che pure presa come serie a sé, regà, io non riesco a dire che è brutta, perché obiettivamente non è terribile, ma non è nemmeno bella, cioè se, almeno ora l'episodio te dico che è la mediocrità assoluta, è una serie nemmeno fantasy, perché le cose fantasy le abbiamo viste 3 volte. Cioè, la cosa del, oh mio Dio, stiamo in una scuola di magia, impareremo la l'abbiamo visto per la prima volta in questo episodio e l'altra volta in mezzo al cerchio di pietra, là. Fine. Per tutto il resto, per tutto il resto dei 50 minuti di puntata, cioè, non si parla minimamente di magia. La cosa della magia sono, al momento, 3 scene che mi hai messo all'inizio di ogni puntata, giusto per farmi dire, ah sì, ricordatevi che stiamo dentro una scuola di magia, quindi noi facciamo le cose magiche, mi raccomando, ricordatevelo. E per tutto il resto non c'entra niente, tutto il resto, raga, è Stranger Things, Gossip Girl,
no, Pretty Little Liars a sto punto e Riverdale, che ve l'ho detto, non l'ho visto ma mi hanno detto tutti uguale. E il problema è che è proprio un teen drama americano, è mediocre, è la cosa più mediocre del mondo ora. Cioè, mi ci ha messo tutti i cliché possibili e immaginabili, tutti i proprio caratteri stereotipati di ogni singolo personaggio nelle sitcom adolescenti. Tutti, non ce n'è uno che manca. E il problema è che mi stai facendo veramente una serie che se metto sta cosa o metto una, un qualsiasi altro teen drama americano, mi sto a vedere la stessa roba. Cioè, sta serie è la mediocrità che non si distingue in mezzo a tante altre cose che a loro volta sono mediocri. O almeno a ora, raga, cioè, almeno a ora, a sti tre episodi, io ti dico così, non ha niente che la fa spiccare sta serie. Oh, poi comunque mi mancano tre episodi, magari sugli ultimi tre episodi, non lo so, boh, succede il bordello, dico, oh mio Dio, sta cosa è fighissima, devo vedere come va a finire. Il che è probabile, perché generalmente alla fine, cioè, perché ormai voglio capire chi è sta tizia, ma non penso sia Daphne a sto punto, cioè, non devo capire che in che modo ha a che fare con Bloom e con Alfè e con tutti gli zumpaperi. Quella è l'unica cosa veramente interessante. Tutto il resto, raga, cioè, il bullismo gratuito di Riven, Stella che acida con il mondo perché non lo so, perché lei è incazzata con se stessa, perché di fatto la cosa è così, lei è incazzata con se stessa e sa via con tutti gli altri. Sky, altra cosa bellissima di Sky, l'episodio prima, no, perché io non è che ci sto provando con Stella, vorrei che tu non pensassi che sono quel tipo di ragazzo. A metà puntata, a fine puntata vai a letto con Stella e a sta puntata ci stai insieme, ma ci provi con Bloom. Cioè, no, non sono quel tipo di ragazzo, Sky, cioè, pure te, figlio mio, cioè, no. Bloom, che è proprio adolescentina medio cliché. Aisha, che non riesco a inquadrarla, perché c'è un episodio che sembra la salvatrice. Aisha al momento sta facendo quelle che sono le vesci di Stella, ossia sta sempre appresso Bloom, cerca di salvare Bloom, la salva quando è in pericolo, si prende cura di Bloom. Aisha sta facendo la Stella nel cartone animato. Terra è figa, Terra mi piace. Musa ha un potere interessante, ha delle dinamiche interessanti. Al momento non è male, non è male come personaggio. Beatrix ancora non so che dirle. Non lo so, raga, ve l'ho detto. Al momento il problema di stasera è questo episodio proprio me l'ha fatto salire. È il mediocre adolescente americano. Però questo episodio poi, l'episodio della festa. Le feste americane, c'è sempre l'episodio della festa. C'è sempre l'episodio della festa, oh, e in qualsiasi serie e feste americane hanno tutte le stesse dinamiche, sono tutte sempre uguali, sempre. Vabbè, ragazzi, io concludo questo video, spero vi sia piaciuto. Come al solito, trasformiamo questo monologo in un dialogo. Ora, come vi ho già detto, visto che stiamo commentando episodio per episodio, se avete visto tutta la serie, mi raccomando, non fate spoiler, o se proprio non riuscite a tenervi il cecio in bocca, o scrivete allerta spoiler nei commenti, oppure fate spoiler velati, una cosa del genere. Fatemi sapere se vi è piaciuto il terzo episodio, se vi è piaciuta la serie finora, se vi è piaciuta la serie in generale. Cosa ne pensate dei personaggi, cosa ne pensate della trama finora, cosa vi aspettate da ora in avanti. Mi raccomando, vedetevi il prossimo video, ci vediamo al prossimo video dove commenteremo il prossimo episodio. Guardatevi le pubblicità, mi raccomando, guardatevi tutte le pubblicità. E nel mentre, mi raccomando, continuate sempre a pandemizzare il mondo. Ciao!